GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Sono quelle dei piloti del trofeo Ciak che è giunto alla terza edizione. Ci troviamo sulla pista pavese di Ottobiano dove appunto oggi si disputa il terzo appuntamento. Siamo praticamente al giro di boa, 140 sono i concorrenti iscritti a questo appuntamento. Gare davvero interessanti che cominceranno fra pochi minuti e per la gioia degli appassionati di questo sport, il kart. Un appuntamento che non deluderà nessuno, anzi che invitiamo a seguire con un certo interesse. Da Oscar Malugani. Dopo le prove ufficiali dove chiaramente i piloti sono dati in battaglia, vediamo quali sono le 10 categorie di cui parleremo in questa giornata. Si parte con la categoria 60 mini, ovviamente con i giovanissimi piloti che si tufferanno nell'esperienza agonistica di questo appuntamento, per passare poi sempre alla classe 60 baby, dove ovviamente anche qui i giovani avranno a disposizione dei motori sempre a due tempi ma decisamente più potenti. Sarà la volta della categoria junior, quella dei promo, dei promozionali, dove chiaramente anche lì la bagarra sarà ad altissimo livello. Passiamo poi alla 100 centimetri cubi, praticamente monomarcia, con carta a presa diretta. Avremo poi di seguito la super tag, sicuramente una delle categorie più attese in questo contesto della pista di Ottobiano. Poi avremo la 125 marce, quindi con cambio sequenziale per quelli che sono i protagonisti dell'appuntamento odierno. Poi passeremo alla classe 125 over, sempre con motori a due tempi a marce, e la marce maxi 190, la categoria sicuramente più simpatica del contesto di questo appuntamento del trofeo Ciak sono proprio i giovanissimi della promo. Per loro non si tratta di gara ma di un'esibizione dove ovviamente i piloti vanno dai 4 ai 6 anni, e infine le categorie 4 tempi racing e la categoria 4 tempi rent. L'appuntamento in pista tra pochi minuti.
decisamente dopo due appuntamenti con la pioggia, il trofeo Ciak trova una giornata brillante di sole e di caldo che ha portato molti piloti, oltre 100, a questo terzo appuntamento. Nella categoria 60 mini il successo è firmato da Gianmarco Coluccia, il pilota nella prima gara ottiene un secondo posto, poi ribadisce la sua supremazia andando a vincere il secondo appuntamento e conquistando così la vittoria. Situazione inversa invece per Gabriele Giganti, che vince la prima gara ma in gara 2, quella che porta sicuramente più punti per l'appuntamento, chiude al secondo posto. Molto regolare invece Gabriel Bizzozzero, che è stato il più veloce nelle prove di qualificazione, ma poi si è dovuto accontentare di due terzi posti che lo hanno portato a chiudere la gara in terza posizione. Andiamo ad aggiungere anche Giulio Strafurini, che nella classifica generale chiude in quarta posizione con un sesto e un quarto. Classe 60 Baby, dove Marco Sorace ha vinto con 77 punti, per lui i due primi posti nelle due gare, ha tenuto a debita distanza Elia Piscitelli, che si è guadagnato 73 punti, di cui 5 conquistati nel corso della sessione delle prove ufficiali che premiava il Pullman con 5 punti di abbuono. Terza posizione, ed è una vera sorpresa, Erika Lavazza, che per due gare si è tenuta dietro la bellezza di 7 concorrenti. Ormai sulla linea della 4,
con la categoria promo, che non era una gara ma una vera e propria esibizione per i giovanissimi piloti, il futuro del karting italiano. Mattia Vischi, Dylan Galli, Oliver Brookshire e Timothy Grandi sono stati i protagonisti, tra gli applausi dei numerosi spettatori che hanno assistito alla loro esibizione. Buongiorno ragazzi, oggi vi insegnerò come si guida, visto che per voi è la prima volta. Questa è la pista, si parte da qua. Brava, volevo vedere se eri attenta. Tutti in pista perché voglio vedere se avete capito i miei insegnamenti. Uno di qui, uno di qui, uno di qui, uno di qui! Devi spedire della merce e non ne puoi più per le estenuanti trattative? Semplice! Trova trasporti.it, il servizio gratuito che ti permette di visualizzare centinaia di preventivi in tempo reale. Con un click visualizzi, valuti e confermi. E per dettagli e pagamenti verrai direttamente contattato dal vettore che hai scelto. Spedisci dalla semplice busta all'intero bilico di merce in tutta comodità e sicurezza. Allora, dove è finita la merce che dovevi spedire, eh? Capo, tranquillo, merce spedita e già consegnata, grazie a trovatrasporti.it. Per le tue spedizioni risparmia tempo e denaro con trovatrasporti.it. iIn, leader per tablet, PC, iPhone, televisioni HD ed elettrodomestici. Grazie alla continua evoluzione ed ampliamento della gamma con il miglior rapporto qualità-prezzo. iIn, prodotti altamente performanti con prezzi accessibili per soddisfare ogni esigenza. iIn, in collaborazione con i più importanti siti a livello mondiale, controlla tutte le fasi di realizzazione e produzione dei prodotti. iIn, prodotti all'avanguardia anche nel design. iIn, nato per sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati. La noia ti assale? Ti vuoi divertire? Circuito South Milano in quel di Ottoviano, superpista internazionale, noleggia kart per adulti a partire da Euro 18 e per bambini a partire da Euro 10. Organizziamo anche mini gran premi tra amici, feste e meeting aziendali. E per il dopo corsa puoi rilassarti in compagnia gustando il menù Tex-Mex o una favolosa pizza cotto nel forno a legna in un ambiente tecnologico con maxi schermo in Dolby Surround. 333, Giorgia, poi abbiamo gli occhi. Categoria Junior, la vittoria va con merito a Ivan Rechsteiner, il pilota dal nome straniero ottiene un 78 punti in classifica in virtù di un secondo posto dopo una grandissima rimonta che l'aveva visto uscire di pista per poi chiudere la prima frazione al secondo posto. Vittoria con merito in gara 2 dove chiaramente non ha avuto avversari. Patrick Di Giuseppe è il secondo in questa classifica, è colui che ha vinto comunque il primo dei due appuntamenti, relegando poi gli avversari a cominciare proprio da Cristina Fottia per due volte in terza posizione. Andiamo avanti con la vera sorpresa che è firmata da Fabrizio Campagnaro, l'autore dei 61 punti in virtù dei due quarti posti. Yeah.
sentita. Adesso sarà il momento di azionare il telefono. Passiamo a ora a verificare il risultato nel trofeo Ciacca per quanto riguarda la classe 100 gas, ovvero a presa diretta. Il successo è di Lorenzo Matteini, due volte primo, e dobbiamo dire che questo giovanissimo ha fatto una gara tutta d'attacco, andando a vincere con distacco entrambe le gare. Secondo è Giorgio Lambrughi, che ottiene due secondi posti importanti, chiaramente più che per il risultato ma per la classifica di un appuntamento che è diventato un po' una sfida personale tra questi due concorrenti. Giuseppe Ledda si deve accontentare grazie a un quarto e a un terzo posto di un terzo posto finale nella classifica, che lo vede, come abbiamo detto, a 62 punti. Adesso passiamo alla lunga lista della categoria Super Tag. Partiamo chiaramente con la Super 125 KF2, dove a vincere è Andrea Stefanelli davanti a Pierluigi Della Torre. Della Torre vince gara 1, ma poi si deve accontentare di un risultato lontano dalle primissime posizioni, tanto che Stefanelli, vincendo gara 2, vola a prendersi il primo posto. Terza posizione per Riccardo Pederzani, mentre vediamo la 125 Super Tag Rotax con Alessandro Stringhini, che vince con 79 punti dopo aver staccato la pole position, vince anche gara 1 e gara 2. Nella categoria 125 Tag Easy, Massimiliano Agus è il vincitore. Per quanto riguarda la 125 Tag Leopard, successo di Lorenzo Palmiotta, che si aggiudica così la gara con 79 punti, gli stessi che permettono a Luca Riva di vincere la 125 Parolin. Andiamo a vedere la 125 Tag Rock con Stefano Di Bari, che si mette alle spalle Mattia Zoni e Alessandro Iotti. Il piacere di avere la tua casa al lago, l'emozione del benessere a 45 minuti da Milano e a 15 minuti da Bergamo. In piccola palazzina di sole 6 unità abitative, circondata dalle verdi colline della Val Cavallina e a pochi minuti dal Lago Dendine. Vi proponiamo appartamenti al primo piano, con ingressi indipendenti, ampi loggiati, giardini di proprietà esclusiva e villette di testa con piscina privata. Il nuovo complesso residenziale è caratterizzato da finiture di pregio, cura e attenzione ai dettagli, armonia della struttura architettonica e soprattutto dall'utilizzo di materiali di primissima qualità. Alcuni esempi di finiture? Cappotto esterno, serramenti in legno con doppio vetro, videocitofono, antenna satellitare, sanitari sospesi, cassetta di sicurezza, riscaldamento a pavimento e impianto antifurto. La cornice delle colline che si specchiano nel lago, la tranquillità e la bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla residenza L'Oleandro fanno da sfondo alla vostra nuova casa. Esempio di alta qualità e garanzia di investimento per il futuro. Mecomer,
azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Ma mi assomigli, eh? Ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1, ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoCart TV, una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24, qualche roba, tematiche, sui go-kart. Come mai go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci, per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, eh? Adesso te lo spiego. La Web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Poi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! Sono ben 29 i piloti della categoria 125 Under, il successo lo firma Zanna, ovviamente lo pseudonimo, davanti a Stefano Capraro per due volte secondo, proprio dietro al capoclassifica. Anche Batman, dopo una buona prova, soprattutto nella prima frazione, è costretto a cedere il gradino più basso del podio, mentre Joe 62 è tra i protagonisti di gara 1, con la gara che lo vede sempre al comando prima dell'ultima parte dell'ultimo giro, dove viene surclassato da Zanna, che va così a vincere. Passiamo ora alla categoria 125 marce over, con Alessandro Arioni, che è il vincitore, davanti a Goffrey Koku. Nella classe 125 marce over invece il successo è firmato da Luigi Curino, che si mette alle spalle Gianmario Garbarino e Roberto Avanzato, gli unici due piloti che sono stati in grado di impensierire il vincitore nel contesto delle due frazioni. Perfectly good.
quanto riguarda invece la categoria 4 tempi racing, il successo lo firma Roberto Lobato, per lui due volte il gradino più alto del podio, mentre Diego Valmassoi si deve accontentare di due secondi posti e il secondo posto ovviamente nella classifica finale. Peccato per Daniele Spini, che dopo il terzo posto di gara 1 regala purtroppo un ritiro che chiaramente lo condiziona nel risultato finale. Siamo nella categoria 4 tempi rent con Marco Strafurini, che vince tutte e due le gare siglando una doppietta che lo proietta direttamente al primo posto davanti a Stefano Vigani, grande protagonista anche lui soprattutto nei primi giri, poi ha dovuto cedere chiaramente la posizione al capoclassifica. Luca Alberti è terzo nella classifica davanti a Davide Raineri. Per la quarta tappa del Trofeo Ciak in data 14 luglio, sempre qui sul circuito di Ottobiano. GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.